Quest'anno sono venuto invitato finalmente da Andrea Inzerillo a fare parte della giuria. È un modo, penso, di avermi vicino, così da lontano non dico bugie sul Sicilia Aquila, da qui mi può controllare. Per me è un onore di essere qua, anche perché ci sono altri registi che amo molto che fanno parte della giuria ci sono anche molti film che non ho visto e che sono contento di vedere qua. E quest'anno quest'idea di fare un film in piano sequenza con un regista, attore francese che si chiama Benjamin Lazare, e l'idea di fare una proposta intorno all'idea dell'amor moderno. Cosa sarebbe essere in questo movimento di amore contemporaneo, cosa vuoi dire essere innamorato oggi? Per questo il Sicilia Aquila ha la sua qualità e come on dit en français, la sua originalità di essere come un punto di riferimento tra una ricerca di aprirsi al massimo a delle forme innovante tra il linguaggio cinematografico, ma anche dal punto di vista della lotta quotidiana per i diritti, come trovare la posizione giusta tra una riflessione politica attraverso il cinema. Io sono curioso, devo dire che ho un rapporto un po' particolare oggi al cinema, che non trovo più tanto il tempo di vedere cinema. Io ero, quando ero più giovane, molto più cinefilo. Passavo tipo la metà della settimana nei cinema e poi poco a poco il mio lavoro, i miei impegni mi hanno un po' staccato di questa, come dire, di questo modo di vivere quasi. Ma so che dal momento che sono in un festival, questa possibilità di essere qua per questo, per essere veramente chiuso, in questo movimento di proiezioni, di discussione e di immersione veramente nel mondo del cinema mi attrae molto. E non vedo l'ora di cominciare alle 10 della mattina fino alla notte. Thank you.